crocifisso. Amore, dolore, tenerezza e fede, tutto insieme nel cuore di Maria. Inutile dire che questa laude è la più popolare, la più conosciuta, la più rappresentata, la più commentata e la più amata delle laudi di Jacopone in lingua volgare. E il suo parallelo liturgico in lingua latina, lo Stabat Mater, è la poesia più musicata della storia della musica. Nell'ispirazione di Jacopone, Maria è l'icona del dolore umano, poiché non esiste dolore più grande di quello di una madre che assiste alla tortura e all'uccisione del proprio figlio. Leggeremo i tre momenti finali della laude e della passione, sì, possiamo chiamarla proprio così, della passione di Maria. Queste sono le ultime strofe di Donna del Paradiso, forse la più famosa laude di Jacopone. Gesù sta morendo sulla croce, la Madonna è accanto alla croce in piedi, il suo viso vicino al viso di Gesù. Percepisce perfettamente l'ultimo sospiro di Gesù prima della morte e parla: Figlio, l'alma t'escita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio mio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza similio, figlio a chi m'appiglio, figlio pur mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto io conno, figlio perché tal mondo, figlio così sprezzato, figlio dolce e piacente, figlio della dolente, figlio atte la gente, malamente trattato. E l'ultima strofa è quella in cui la Madonna si unisce al suo figlio che muore in croce. Che moga figlio e madre in dura morte afferrate, che moiano figlio e madre afferrati da una morte crudele, trovarsi abbraccecate, si trovano abbracciati, madre e figlio a un crociato, la madre e il figlio crocifisso.